condivido che il problema del traffico sia sempre più importante, e è difficile ormai girare anche in motorino, e quindi mi accorgo che ho i tempi di motorino che erano quelli di una volta dei tempi di automobile. Quindi il problema esiste e lo sentono tutti. Io sono contrario però alla chiusura del centro indiscriminata, preferirei un incoraggiamento sempre più importante all'uso di mezzi alternativi, i piedi per primo, i mezzi pubblici e semmai qualche volenteroso il motorino o la bicicletta. Ecco, un'eventuale chiusura al traffico andrebbe a inasprire la situazione già presente per i commercianti, per esempio della zona di cui lei è portavoce, dove ci sono i lavori per la M4. Sì, in particolare nella zona del cantiere della fermata di Sant'Ambrogio, i nostri commercianti e anche i residenti soffrono già oggi all'inizio dei lavori grandi disagi, soprattutto diciamo i commercianti, per il calo di traffico pedonale, delle persone che non scendono più dall'autobus come scendevano prima per fare acquisti o giravano, ma il bello, diciamo, per usare un eufemismo, inizierà l'anno prossimo, quando ci sarà l'apertura del vero scavo e quindi le benne, i mezzi pesanti, la polvere e tutto quanto sta succedendo negli altri cantieri che sono più avanti del nostro. Secondo lei il Comune sta incentivando l'uso di una viabilità alternativa? Io credo che, io personalmente considero di sì. Certo, gli investimenti necessari sono molto importanti e non tutti i comuni, soprattutto in questo momento, sono in grado di fare gli investimenti che sarebbero auspicabili. Penso però che le scelte politiche del passato, anche lontano, come quello di aver tolto le filotranvie e poi dopo oggi rimetterle, sono degli errori che non andrebbero mai più fatti.